Grazie ragazze, buongiorno. Siamo di nuovo qua per andare a preparare una nuova ricetta. Vi saluto tutti e cosa prepariamo oggi? Pensiamoci un po' e vediamo cosa andiamo a fare. Oggi andiamo a fare una nuova ricetta, ovviamente, che non ho mai fatto e voglio fare per la prima volta insieme a voi, come faccio con tantissime ricette, a meno che già non le ho fatte in precedenza. Per prima cosa, se è la prima volta che passate di qua, iscrivetevi al canale che è completamente gratuito, guardate i video gratuito, in basso a destra c'è una campanella, cliccate e attivate le notifiche. In questo modo ogni volta che pubblico un video va arriva la notifica e se è un video che vi può interessare potete andarlo a vedere così non lo andate a perdere. Detto questo, eccoci qua. Oggi andremo a utilizzare la nostra pasta maker e andremo a preparare una cosetta con il mambo, però vi darò le dritte anche per farlo con il monsieur cuisine, ovviamente che direi che si fa uguale. Non c'è nessuna differenza. Oggi andiamo a fare semplicemente delle tagliatelle alle castagne con pesto di noci. Direi un piatto molto intrigante e molto interessante. Andiamo a preparare prima la pasta, poi il resto e poi vi farò vedere il risultato finale. Allora, per questi ingredienti, per queste le dosi, per queste 2-3 persone, pure 4, dipende quanta quantità di pasta mangiate. Utilizziamo le seguenti dosi: 260 g di farina di castagne, 60 g di semola, 125-130 di acqua. Adesso qua ci regoliamo perché ho cambiato semola, quindi mi devo regolare un pochino a occhio finché non mi torna la mia semola finalmente nei prossimi 2 giorni. Per fare, se vogliamo fare il colore un pochino, potete farla semplicemente così: farina di castagne e semola e non prenderà un gran colore che io sappia. Se vogliamo accentuare un pochino più colore, o prendete del colorante alimentare oppure aggiungete un cucchiaino di cacao amaro, che comunque il cacao amaro non vi dà aroma, perché io ho già fatto le tagliatelle al cacao, non si sente per nulla il gusto del cioccolato. Quindi se volete colorare un po', potete mettere mezzo cucchiaino, un cucchiaino, dipende dalla quantità che andate a fare. Oppure non mettete nulla, le lasciate così naturali. Per il pesto utilizziamo le seguenti dosi: 80 g di noci sgusciate, 2 cucchiaini di aglio in polvere, 60 g di parmigiano formaggio grattugiato, 30 g di pinoli, 100 g di olio evo, 50 g di latte, sale quanto basta. Poi per la densità ci dobbiamo regolare man mano che la facciamo, vi spiego tutto. E per la decorazione per i nostri piatti, 4 castagne bollite. Allora, per prima cosa preparate le castagne bollite. Se lo fate sul fornello ci vogliono dai 30 ai 40 minuti. Se lo fate nella pentola a pressione elettrica Instant Pot Duo Evo Plus, mettete un bicchiere di acqua, la griglia per la cottura a vapore, mettete le castagne, chiudete 5 minuti con Pressure Cook Custom, mettete 5 minuti e la fate partire. In 5 minuti sono pronte, io le ho fatte raffreddare, le ho tagliate col coltello e le ho semplicemente svuotate. E se no, lo fate tranquillamente sul fornello e fate la stessa cosa, 30-40 minuti, poi le fate raffreddare, andate a aprire, eccetera, eccetera. Allora, per prima cosa andiamo a preparare la pasta. Quindi ci prepariamo tutte le cose, torniamo qua che vi faccio vedere il procedimento. Eccoci qua, cambiamo per prima cosa la trafila, smontate, cambiate la trafila. Questa non è quella in dotazione, ma io l'ho presa a parte perché a noi piacciono più sottili. Se poi volete sapere dove l'ho presa, mi contattate. Accendiamo la macchina e mettiamo in programma quello senza uova. Apriamo semplicemente il nostro coperchio. Andiamo a inserire le farine. Prima le farine. Io già le ho pesate a parte, così facciamo prima. Però chi ha la macchina con la bilancia come la mia e può andare a pesare direttamente all'interno. Ecco qua. Inseriamo tutta la farina all'interno. Come vi ho detto, se volete aggiungete un cucchiaino di cacao, in questo caso amaro. Io ce lo metto così dà un pochino di colore in più. Allora, aggiungiamo un cucchiaino raso, senza esagerare, vedete? Basta. Solo quello e direi che è sufficiente. Chiudiamo il coperchio. Dobbiamo aspettare che ci dice la dose dei liquidi, ovviamente 125. Io ho detto tra i 120 e i 130. Ora ci regoliamo man mano perché dipende anche dalla farina.
clicchiamo play, comincia a impastare, noi piano piano cominciamo a inserire l'acqua, come sapete deve essere a filo, eh? Siccome dobbiamo fare due impasti, un po' di acqua possiamo aspettare al secondo giro. Fate così, poi vi fermate, io controllo. Ecco qua. Aggiungiamo un altro pochino. E ne tengo appena appena un po', che se ne abbiamo bisogno, aggiungiamo al prossimo giro. Ora vedete, mentre lavora. E la lasciate andare. Se intorno alla macchina vedete che vi si attacca della farina, basta che ripiegate play che va in pausa, aprite e con una semplice paletta date giù, così tutta la farina va impastata insieme. Aspettate che passano i 3 minuti. Quando mancano, arriva allo zero, schiacciate il pulsante di spegnimento. La lasciamo ferma 15 minuti. Trascorso un quarto d'ora, accendiamo la macchina. Teniamo premuto play finché non ripartono altri 3 minuti. Ecco qua, poi vi lasciate quando sentite che la macchina parte. Ora controlliamo, vediamo se dobbiamo aggiungere, secondo me sì perché è ancora molto farinosa. Aggiungiamo un po' di acqua. Questa ce la metterei tutta, quindi 130 ce li ho messi tutti. Ora vediamo, lavorando, passando questi 3 minuti, come diventerà. Dopo, appena termina il tempo, cominceranno a uscire le tagliatelle e finché non escono belle le rimettiamo al suo interno spezzate. E questo è il risultato delle nostre tagliatelle. Ora le metteremo a seccare, sistemiamo la macchina e poi torniamo qui a preparare il pesto. Eccoci qua, che adesso andiamo a preparare il pesto con il mambo, il pesto di noci. Ovviamente fate le stesse impostazioni che faccio io anche con i monsoir, così. Caraffa di acciaio con le lame. Gli ingredienti ve li ricordate? Ve li ripeto al volo? 80 g di noci sgusciate, 2 cucchiaini di aglio in polvere o uno spicchio di aglio, 60 g di parmigiano, 30 g di pinoli, 100 g di olio evo, 50 g di latte e sale quanto basta. Ve lo ripetute perché semmai per non tornare indietro vedere quali sono gli ingredienti. Prendete spunto, mi raccomando. Allora, la prima operazione che dobbiamo fare è mettere le noci e l'aglio se utilizzate lo spicchio. Io invece utilizzo quello in polvere, quindi vado ad aggiungere dopo. Quindi mettiamo le noci. Io le ho comprate già sgusciate, sgusciate, non salate, eccetera, eccetera. Ci mettiamo le sicurezze e andiamo a impostare. 5 secondi a velocità 4 e la stessa cosa fate nel monsoir. Dopodiché andate a aprire e andiamo a inserire all'interno ora tutti gli ingredienti. Quindi mettiamo l'aglio in polvere, per chi lo usa come me e non usa lo spicchio, altrimenti lo mettete insieme alle noci. Mettiamo i pinoli, il formaggio, prima le polveri e poi il liquido, l'olio di evo, il latte. Aggiustiamo di sale, io di sale per il momento ne metto un pizzico, non voglio esagerare perché abbiamo il formaggio, le noci, come sono saporite, senza esagerare, quanto basta, poi lo andiamo a assaggiare se dobbiamo metterci qualcos'altro. Chiudiamo, sicurezze, e fate la stessa cosa anche nel monsoir. 30 secondi a velocità 6. Poi vediamo come regolarci. Andiamo a aprire e andiamo a vedere il tutto. Abbassiamo con la paletta, deve essere di una cremosità giusta,
non troppo denso, ma neanche troppo liquido. Io direi che va bene, c'ho quel cremoso a sufficienza. Ora lo abbassiamo tutto, lo controllate, lo amalgamate un po' e vedete la consistenza, vedete? Io direi che può andare bene. Guardate com'è la consistenza. Ora lo trasferiamo in una ciotolina o in una padella. Se lo volete un pochino più liquido, aggiungeteci un pochino di latte, ma secondo me va bene, non c'è bisogno. Allora, se lo utilizzate subito, ora lo mettete o nella padella o in un vasetto, in una ciotolina, vedete voi, se volete saltare la pasta in padella, lo mettete in padella. Quando è pronta la pasta, mettete la pasta dentro, accendete al minimo minimo e fate saltare. Non scaldate prima, sennò si va a asciugare troppo. Se invece lo conservate successivamente, fate i vasetti monoporzionali e li mettete in freezer. Li tirate fuori al mattino per quando dovete utilizzarli a pranzo, così si fa a scongelare. Allora, ora lo andiamo a trasferire, poi vado a cuocere la pasta, torno qua, che come sapete la pasta appena viene a galla è pronta, questa qui fatta con la pasta maker, la scolate, andiamo a condire e vi faccio vedere il piatto finale. Questo è il nostro pesto. Guardate. Ora vado a cuocere le tagliatelle così vi faccio vedere il risultato finale. Neanche 30 secondi le tagliatelle erano pronte e queste sono le nostre tagliatelle alle castagne con pesto di noci. Guardate. Poi qua ci mettiamo un po' di pesto in più, così se uno vuole lo passa nelle tagliatelle sopra, decorato con la castagna che vi ho detto bollite. Le mettete un pochino sopra come decorazione e sono veramente buonissime. Ora andiamo a fare l'assaggio insieme. Prendiamo un po' di tagliatella, un po' di castagna, quella che abbiamo messo sopra che si sposa benissimo ovviamente con la nostra pasta che c'è la farina di castagne e andiamo ad assaggiare. Buono, veramente buono e interessante. Promossi, non li avevo mai fatti, ma sono veramente buoni e delicati, saporiti al punto giusto. Il sale nel pesto andava benissimo con i due pizzichi che ho messo, quindi è sufficiente. Detto questo, state attenti all'idratazione della pasta perché dipende dalla farina che andate a utilizzare. Non seguite i miei grammi di acqua, ma regolatevi piano piano se ce n'è bisogno di andare ad aggiungerne oppure metterne meno. Detto questo, sotto vi lascio scritto tutti i miei canali dove mi potete seguire, iscrivervi e contattarmi. Io per un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere se l'avete fatta, se vi è piaciuta, aspetto soprattutto le vostre riproduzioni, diciamo. Aspetto tutte le vostre riproduzioni e soprattutto se vi è piaciuta. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta.